Allora, riflessione teologica al volo. Il cristiano, io credo che debba guardarsi, diciamo, dal fatalismo estremo, ovvero sia, se Dio vuole mi fa campare, se no mi fa morire, oppure, doveva andare così. Ecco, questo non mi sembra un ragionamento sensato, però è una mia opinione personale. Se è morto vuol dire che doveva andare così. Attenzione, che la sovranità di Dio non ha mai, come dire, non è mai intervenuta a gamba tesa nel libero arbitrio dell'uomo. L'uomo, che chiaramente dipende dalle circostanze, come dice in Ecclesiaste, dai tempi, dalle circostanze, ha comunque un senno, ha comunque essendo agente morale, come dire, una capacità decisionale, ha delle responsabilità, tanto è vero che persino il suo destino eterno è subordinato ovviamente a una sua scelta, a una sua decisione. Quindi quanto è importante per Dio le nostre scelte? Tantissimo. Solo ai fini della salvezza? Io non credo. Che poi il Dio nella sua onniscienza, onnisapienza, sappia anche qual è il nostro giorno che lui ha, come dire, scritto nel suo libro, quello è un altro paio di maniche. Non vorrei fare scontrare queste due verità, ovvero l'onnipotenza e l'onniscienza di Dio, perché stanno perfettamente insieme nel Signore. Ed è il Signore stesso che con un atto sovrano ha creato l'uomo a sua immagine e sua somiglianza. Pertanto, l'uomo è come se è responsabile. Noi siamo responsabili delle nostre scelte, non le possiamo delegare a un fato invisibile o a una non meglio precisata sovranità di Dio. Certamente Dio è sovrano, ma certamente, contemporaneamente, lui ci chiama ovviamente a camminare in maniera saggia, a percorrere un sentiero retto di giustizia. Un sentiero anche, come dire, con una certa intelligenza, con un certo discernimento. È il Signore stesso a dire: quando voi vedrete queste cose, fuggite di lì da lontano. Non ci chiama a essere, come dire, rassegnati, inermi, cadavericamente, aspettando che gli eventi si muovano indipendentemente dalle nostre scelte. Quindi le nostre scelte sono fondamentali.